avanti per le conclusioni. Non credo ci siano interventi dal pubblico, penso. Ah no, sì. C'è un tema che non abbiamo toccato, che è quello della donazione delle staminali emopoietiche. E c'è un'esperienza giovanile in questo, per riferimento. Il tema delle donazioni delle staminali emopoietiche necessariamente adesso è un tema giovane, perché si può donare solo fino a 35 anni. E c'è una iniziativa che viene fatta nelle piazze, che si chiama Match It Now, dove ormai si riesce a donare solo con un prelievo di saliva, e perché le analisi per entrare come donatore, almeno le analisi di istocompatibilità, si fanno lì, poi c'è anche un'anamnesi che deve essere fatta. Ed è un'esperienza molto interessante dal punto di vista dei giovani e giovanile. Sempre su questo, solo per accenno, per completezza, credo che vada detto un'altra cosa. Noi abbiamo avuto su questo un'azione non tanto di tipo commerciale, ma di tipo organizzativo, di un grande registro tedesco che vuole veicolare i donatori di tutta Europa. Si chiama di KMS ed è un'organizzazione molto efficiente, e sono questi tedeschi che vogliono prendere anche i donatori italiani. Per fortuna le norme italiane, guardo la dottoressa Tamburrini che ci ha fatto fare qui davvero il piave, non hanno consentito in Italia questa forma, e noi abbiamo una donazione fatta con dei registri regionali che insomma un po' funzionano come possono, però funzionano, e riusciamo ad avere circa 20-25 mila donatori nuovi all'anno, giovani. Ecco, questa credo che sia un'esperienza dove qui la cosa a cui ci siamo opposti era una organizzazione in cui tre persone, come in una multinazionale a Monaco di Baviera, possono decidere che le tariffe di cessione della donazione aumentano, oppure possono decidere quelli a cui le danno, e abbiamo un'organizzazione mondiale che può risentire di questa organizzazione che è di tipo industriale. Allora, no all'industria, sì con efficienza a una donazione multipolare, che comunque è una maggiore garanzia per i cittadini. Posso dire una cosa? Buonasera a tutti, sono un medico di famiglia. Quello che noto e che purtroppo devo, a mio discapito, ammettere, c'è poca sensibilità da un punto di vista della medicina di famiglia italiana nei confronti sia dei trapianti che delle donazioni che di tutti questi problemi che avete citato oggi. E quindi mi sento, rappresentando io una società scientifica, la più grossa del nostro paese, che è la Società Italiana di Medicina Generale delle Cure Primarie, ovviamente faccio un mea culpa da questo punto di vista, però purtroppo direi che forse è più importante da un punto di vista proprio della medicina di famiglia il concetto che hanno alcune persone che determinano i contratti sindacali, piuttosto che preoccuparsi del bene della salute, che è invece il problema fondamentale dell'Italia. Con quello che avete detto tutti quanti voi, i problemi della mancanza delle risorse, la destinazione delle risorse che si abbassa sempre, eccetera. Però ricordatevi una cosa, che comunque la medicina di famiglia è l'unica arma che può essere ancora sfruttata per poter, direi, giungere a un risultato superiore nella donazione samaritana, oppure nel concetto del dono, che è un concetto bellissimo e che è un concetto che ovviamente a me coinvolge. Sono stato anche recentemente a Varese, e c'è qui un altro responsabile varesino con me, sono stato accusato addirittura da un componente dello staff che la medicina di famiglia non faceva niente. Gli ho detto: lo so, ma sono l'unico che sono stato qui, ci ho rimesso del mio per venire a sentire una discussione di questo genere, e sapevo già che sarei venuto qui a sentire anche questo. Però ripeto, mi sento veramente quasi in colpa come medico di famiglia, ma come medicina di famiglia che non è in grado di esprimere questa necessità e questa realtà. Sarà mio impegno, probabilmente tornando a casa a Varese, essendo io un componente dell'ordine dei medici, di spronare nell'ambito delle nostre attività formative nel cercare di riproporre questo problema. E quindi ritengo che comunque
questo passaggio anche da un punto di vista di associazioni, perché prima anche Vanacore mi chiedeva una collaborazione per quanto riguardava alcuni argomenti eccetera. Da me, da parte mia c'è sempre, però vorrei anche, e così lo dico anche alla dottoressa Simonetti, una collaborazione da parte di tutti, perché se non ci mettiamo tutti quanti insieme non riusciremo mai neanche a raggiungere gli obiettivi che Nanni Costa dice che continua, ma secondo me se ci mettessimo anche la medicina di famiglia raggiungeremmo ancora di più obiettivi ancora più grossi, sia come donazione. Sei d'accordo? No, ok, d'accordo, ma volevo proprio finire con questo. Va bene, grazie, scusa. Siamo tutti contenti di finire con elementi di positività in tutto questo. Le conclusioni saranno brevi, mi lampo, e intanto grazie a tutti voi che siete rimasti fino alla fine, perché sta diventando sempre più complesso, no? Riuscire a concludere un convegno con le persone, perché a qualunque ora poni la fine si anticipa di un tot. Comunque grazie a tutti i relatori che sono intervenuti. Grazie per i contributi che io ritengo di altissimo profilo sotto il piano scientifico, sotto il piano organizzativo, sotto il piano giuridico, sotto il piano etico e anche in quest'ultima tavola rotonda sotto il piano, chiamiamolo, associativo e umano. Quindi grazie a tutti. Quali sono le conclusioni? Molto semplici. La prima è: la cultura del dono merita. Tra l'altro, poi può sembrare un po' così, come mi hai detto tu prima, intervenendo dopo di me, io sono più laico, ma comunque fare un convegno sulla cultura del dono tra 8 giorni e Natale si porta sempre bene. Quindi voglio dire, fare una bella cultura del dono può essere un incoraggiamento a tutti. Primo, la cultura del dono non è mai banale, soprattutto quando tocca sfere così profonde, e richiede una riflessione scientifica, una riflessione giuridica, una riflessione bioetica e anche una consapevolezza politica della ricaduta delle decisioni che si prendono. Quindi cultura del dono sì, ma un dono che si cali in una riflessione culturale ad ampio spettro. Terza cosa importante, e mi sembra che davvero possa valere la pena: noi dobbiamo riuscire a sentirci personalmente coinvolti. La gente deve sapere, come dire, per quello che dicevi anche tu adesso, che noi ci crediamo. Ecco, non può essere una testimonianza anonima, una testimonianza indifferente. Deve sapere che chi è in prima linea su questi temi non lo è in virtù di un incarico professionale, di una nomina, anche di questo quando ci sono determinati ruoli, ma primariamente perché crede in quello che sta dicendo. E ci crede, si nota dall'autenticità delle convinzioni, non si riesce a recitarla facilmente se non c'è. L'altra cosa importante è dire questo: carissimo, se vuoi all'inizio della prossima legislatura chiediamo di fare un registro nazionale. Quest'anno abbiamo vissuto la battaglia, come tu ben sai, del registro nazionale dei tumori rari, abbiamo fatto un pezzo di battaglia sul registro nazionale delle malattie rare, un pezzo di battaglia, faremo la battaglia nazionale se serve, e questo ce lo direte voi, sul registro nazionale anche delle... Mi scusi onorevole, anche un registro nazionale sulle dichiarazioni anticipate. Quello è tutta un'altra storia, vedremo. Comunque senz'altro era uno degli emendamenti presentati che poi non è passato, eccetera, eccetera, ma di questo possiamo trovarci a parlare quando vuole. No. Ci sarà un'organizzazione che continua tutto ciò che ci aiuta a raccogliere espressioni di volontà. Tutto ciò che ci aiuta a raccogliere le espressioni di volontà, che sono in gran parte positive, sarà utile. Tutto ciò che è l'aiuto che abbiamo sempre sentito, dico come CNT, ma credo anche come CNS, rispetto alle esigenze di questo sistema che ci saranno, perché il sistema cresce e quindi avrà, dal punto di vista trapiantologico, la prossima legislatura sarà quella della revisione della legge 91-99. Perfetto. Quindi non avremo bisogno, avremo molto bisogno. E poi ci sono queste altre cose che avete sentito nell'aria, no? Questa nuova donazione delle cellule ematopoietiche che vale fino a 35 anni, che tipo di cultura, di comunicazione, di immagine si può fare? Questa consapevolezza che dobbiamo difendere anche
anche un patrimonio nazionale che è fatto non tanto della saliva dei donatori, ma è fatto della cultura che c'è dietro e che è fatto dell'utilizzo che c'è dietro questo, e che questo richiede anche una grande intelligenza giuridica e una grande intelligenza organizzativa. Cioè dobbiamo metterci insieme per una bellissima, bellissima battaglia a servizio della vita, che sia fatta con l'intelligenza che va oltre gli slogan, oltre i pregiudizi, oltre delle, come dire, oltre quelle svalutazioni della quotidianità che tolgono forza a una operazione che, devo dire, con la grande pazienza veramente di tutti, dei due direttori in particolare, dei due centri nazionali, però che rappresenta un patrimonio culturale enorme del nostro paese, che ha sempre fatto anche scuola all'esterno e anche a livello, diciamo, delle comunità scientifiche internazionali, ma anche delle comunità politiche, ma anche delle comunità appunto associative e sociali. Quindi è soltanto insieme che possiamo vincere questa battaglia, che è semplicemente una battaglia di cultura, di civiltà e di vita. Quindi grazie infinite a tutti voi, noi ci saremo, questa è la nostra speranza, d'altra parte il Natale, oltre ad essere la cultura del dono, è anche la cultura della speranza, e speriamo di farla insieme. Auguri a tutti.